È questa la tua dimora? Tutta Parigi è la mia dimora. Hai per caso qualche monetina? Forse. Sto cercando un uomo. L'hai appena trovato, tesoro. Non sarai il tuo tipo. Cerco un uomo in particolare. Bouchard, Louis Bouchard. Lo conosci? No, mai sentito nominare. Serve qualche spicciolo? Vai via, non so proprio chi sia. A chi potrei chiedere? Vorrei un bel caffè, a te non andrebbe? Prova il caffè Metro, in Place d'Arcade. Il proprietario potrebbe aiutarti. Lui sa un sacco di cose. Si direbbe il locale che cercavo. E gli spiccioli, mademoiselle? Non ho detto di averne. Benvenuti a Parigi. Posso salire facilmente. Cerchi qualcosa in particolare, bellezza? E tu chi saresti? Una guida turistica? Diciamo che mi occupo prevalentemente di pubbliche relazioni. Perfetto. Allora forse potrai aiutarmi. Sto cercando un tale di nome Bouchard, lo conosci? Non è la domanda più salutare che si possa fare. Non mi dirai anche tu che Parigi è una città pericolosa? Come tutte le grandi metropoli. Solo che adesso abbiamo anche il nostro bel serial killer. Hai mai sentito parlare del Monstrum? Cosa puoi dirmi sul conto di questo Monstrum? Non molto. Le vittime sono terribilmente mutilate. Nessuno è più al sicuro. Nemmeno Bouchard? Ho detto nessuno. Niente eccezioni. Non hai saputo cosa fa il Monstrum alle sue vittime? Come posso contattare Bouchard? Non attraversa il suo periodo migliore. Ha avuto un sacco di problemi al suo locale. Bouchard ha un locale? Sì, il Serpent Rouge, molto alla moda. Che genere di problemi ha avuto? Polizia? No, molti dei suoi uomini sono stati brutalmente massacrati, nessuno sa come o perché. E Bouchard permette tutto questo? Abbassa la voce. Bouchard non è un pivelino. Ma questa volta è diverso. L'assassino ha combinato davvero un gran casino e questo l'ha scosso notevolmente. È stato il Monstrum. Chi può dirlo? Io tengo gli occhi aperti e lo stesso dovresti fare tu. Quindi non hai idea di dove sia Bouchard? Nessuna. Qualcuno dovrà pur saperlo. Chiederò in giro. Già, buona idea. Perché non provi al caffè Metro? A chi devo rivolgermi? Al padrone?
Ehi, stavo scherzando, davvero. Quel tipo è un vero sfigato. Posso aiutarti a investire meglio il tuo tempo e questa è la mia specialità. No, grazie. Vado piuttosto di fretta. Senza dare però troppo nell'occhio, visto che hai i poliziotti attaccati alle chiappe. Benvenuti a Parigi. Devo portare i tuoi saluti a Bouchard quando lo trovo. No, per carità. Ma se cambi idea e vuoi divertirti un po', ti posso recuperare qualcosa di veramente speciale, credimi. Sei proprio un tesoro. Alla prossima. Non mi sembra che ci sia molto movimento. È ancora presto, Cherie. E comunque una di noi qui è di troppo. Non me ne preoccuperei, siamo di classi diverse. Da queste parti la gente troppo snob non va molto lontano. Non credo che mi fermerò a lungo. Sto solo cercando un tale di nome Bouchard. Non lo troverai qui, Cherie. Era il proprietario del locale dall'altra parte della strada, il Serpent Rouge. Ma ha dovuto cambiare aria. Qualche grana di troppo. Ha deciso di far tranquillizzare le acque. Grana? Ha perso troppi dei suoi uomini. Una strage in circostanze misteriose. Questo l'ha innervosito, e non poco. Hai idea di dove sia? Nessuna idea. Quando un personaggio così vuole scomparire per un po', non è facile contattarlo. Ho già avuto questa impressione. Nessuno sa nulla. Conosco qualcuno che lo sa, Cherie. Perché lo cerchi? Per risalire a quanto è accaduto a un amico. Dove si trova? È morto, ma ha avuto dei contatti con Bouchard prima di lasciarci. Ti dirò una cosa. Conosco due tizi che hanno lavorato al Serpent Rouge. Quindi non ha perso tutti i suoi uomini? No. Due dei suoi erano fuori quando è scoppiato il casino. Un tipo losco di nome Bernard, che faceva da custode, e che adesso bazzica spesso dalle parti del parco. E l'altro? Il secondo, Pierre, lavorava come barman. È uno che ama il rischio, senza però avere mai troppa fortuna. Adesso gestisce il bar di Place d'Arcar. Si chiama Café Metro. Forse potresti farci un salto? Mi sei stata davvero utile. Grazie di cuore, mi è sfuggito il tuo nome. Janice. In giro mi conoscono tutti. Attenzione, Cherie. Bouchard è un uomo pericoloso e di recente qualcuno sembra averlo preso di mira. Hai idea di chi possa avercela con Bouchard e perché? No, e sarà difficile scoprirlo. Il Monstrum ha spaventato tutti quanti a morte. Pensavo che Bouchard sapesse affrontare i problemi. Di solito lo sa, e come pochi altri. Ma dopo la morte orrenda dei suoi uomini, per non parlare di quella povera donna... Quale donna? Alla radio hanno detto che si chiamava Carvier e che lavorava al Louvre, ma preferirei non parlarne. Carvier? Nessuno è al sicuro. Proprio così, sta molto attenta, Cherie. Le strade sono piene di gente schizzata. Già, senza alcun dubbio. Anche se, forse, lo siamo un po' tutti.